Piano c'è un'ultima ora di cronaca perché proprio questa mattina i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, supportati dal personale Nucleo Operativo Ecologico e Ispettorato del Lavoro, hanno eseguito un decreto finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale, la sezione misure di prevenzione di Bari, presieduto dalla dottoressa Giulia Romanazzi, su richiesta della Procura di Bari a carico di Silvano Sannicchio, un pluripregiudicato tra l'altro per reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Pensate, si parla di un sequestro che vale 5 milioni di euro. Il proposto è, a quanto pare, uno dei leader della tifoseria organizzata del Bari, in particolare del gruppo sportivo denominato Seguaci della Nord. Unitamente ad altre persone, avrebbe, in particolare, farebbe parte di quel gruppo, come sapete, che è stato attenzionato dalle forze dell'ordine secondo l'impostazione accusativa nel 2010. Si sarebbe occupato della raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti speciali per favorire il clan Strisciuglio di Bari. Ulteriori aggiornamenti già tra poco su antennasud.com, ma chiaramente anche nelle prossime edizioni dei TG. Andiamo adesso invece a collegarci con l'aeroporto di Brindisi. Come sapete, c'è stata grande apprensione nelle ultime ore rispetto a questo principio di incendio che ha coinvolto un aereo Ryanair. Anche tutti i quotidiani che abbiamo visto questa mattina ne parlano, avete visto i nostri servizi, i passeggeri hanno parlato di una paura indescrivibile, è intervenuta anche Forza Italia che ha detto Enac spieghi i guasti. Ecco, vi facciamo vedere subito le pagine dei quotidiani, qui siamo sulla Gazzetta di Brindisi di oggi, ecco qui è proprio il primo tema che viene trattato, ma anche il quotidiano di Puglia, caos trasporti, paura a bordo dell'aereo, il motore va a fuoco poco prima del decollo, è successo intorno alle 8:20 con le urla dei passeggeri, ecco anche le foto di ciò che è avvenuto e poi anche Edicola del Sud chiaramente tratta il tema con una riflessione, ci sono troppi incendi e anche qui viene riportato la reazione politica, ma per le ultime novità ci colleghiamo in diretta con Fabrizio Caglianiello che si trova proprio all'interno dell'aeroporto del Salento. Buongiorno Fabrizio, ti vedo con un ospite, ma intanto quali sono gli ultimi aggiornamenti? Buongiorno, buongiorno Gianmarco, un saluto ai nostri telespettatori. Siamo con il direttore generale di Aeroporti di Puglia, l'architetto Marco Catamerò, che ringraziamo come sempre per la disponibilità. Come potete vedere anche dalle immagini di Sebastiano Bufalo, la situazione è assolutamente sotto controllo, ma di fatto lo è già da ieri alle 12 perché i protocolli di sicurezza hanno funzionato davvero alla perfezione. Velocemente, cosa è accaduto? È accaduto che ieri alle 8:30 il volo che collega Brindisi con Torino, un volo Ryanair, ha visto un motore, il motore destro interessato da un principio di incendio. Inutile evidenziare che sono stati momenti di tensione e di paura a bordo, sono scattati tutti i protocolli, i passeggeri sono stati fatti scendere attraverso il cosiddetto scivolo di sicurezza, spero di aver detto bene, direttore, e quindi è stata messa in sicurezza la zona. C'è stato qualche disagio più di qualche disagio per i passeggeri. L'aeroporto è rimasto chiuso per più di 2 ore. Alcuni passeggeri sono stati dirottati su Bari per consentirgli soprattutto di non perdere le coincidenze per i voli internazionali. Poi l'aeroporto ha riaperto regolarmente, la situazione è tornata alla normalità. Spero di aver riassunto bene. Comunque, direttore, se può a 24 ore di distanza raccontarci che cosa è accaduto. No, è accaduto quello che hai sintetizzato tu, sostanzialmente abbiamo avuto questo problema con il volo Ryanair che durante la corsa al decollo, per fortuna ancora non era salito, ha avuto questo problema sul motore destro con delle sfiammate. Il comandante è stato molto bravo e tempestivo, ha bloccato immediatamente l'aeromobile sulla pista stessa, con i disagi che poi chiaramente ne sono scaturiti, ma si è attivata la procedura di emergenza e tutto ha funzionato alla perfezione. Naturalmente i passeggeri sono stati immediatamente fatti scendere mediante gli scivoli, come dicevi tu poc'anzi, e sono arrivati nel terminal e da parte della società abbiamo dato la massima assistenza perché comunque è sempre un momento molto, molto delicato. Quattro voli sono stati, come dicevi, dirottati su Bari. Ha funzionato bene anche la rete aeroportuale. Noi siamo fortunati su questo perché Bari è alternato a Brindisi e Brindisi è alternato al Bari e quindi abbiamo una circuitazione interna che ci permette anche di risolvere e neutralizzare quelli che sono i problemi di questa natura. In 3 ore, dalle 8:30 sostanzialmente alle 11:30, l'emergenza è rientrata e tutto poi è andato nella maniera più normale possibile. Lei ha coordinato anche gran parte delle operazioni in quei momenti comunque concitati. È chiaro che è uno shock per i passeggeri quando succede qualcosa del genere.
Sì, è un momento molto dedicato. La prima cosa che bisogna fare è bisogna porre la massima attenzione ai passeggeri. Dopo abbiamo anche consentito in piccoli gruppi di recuperare i bagagli dall'aeromobile, perché c'erano anche degli effetti personali, dei farmaci. Quindi tutti quegli aspetti che possono apparire secondari, ma poi che di fatto sono molto, molto significativi per la qualità del passeggero. Un ringraziamento particolare voglio fare ai Vigili del Fuoco, oltre a tutto alla mia, diciamo così, al mio staff e alla società, che è stata molto unita, massima assistenza. I Vigili del Fuoco sono stati molto bravi, perché immediatamente dopo il loro ok abbiamo potuto, diciamo così, trainare mediante il pushback l'aeromobile, portarlo sul piazzale, bonificare l'aria, e dopo qualche minuto realmente l'aeroporto è stato riaperto. Era inevitabile comunque la chiusura per quel lasso di tempo dell'aeroporto, dello scalo? Beh sì, voglio dire, per motivi di emergenza ha interessato la pista principale, era in prossimità della testata 13, quindi necessariamente bisognava chiudere lo scalo. Però ripeto, il disagio è stato veramente minimo. Fabrizio. Alcuni voli sono stati dirottati. Sì. Ecco, volevo parlare proprio di questo. Concludi, perché poi ho una domanda. Sì, no, dicevo, alcuni voli sono stati dirottati su Bari, perché poi noi abbiamo documentato e intervistato alcuni passeggeri che sono... Quanti voli sono stati spostati su Bari? Sono stati spostati su Bari sostanzialmente 4 voli, quindi voglio dire, tutto sommato, tenuto conto della densità volativa di, ancora del mese di ottobre, che di fatto rappresenta un'appendice all'estate, abbiamo circa 5-6 mila passeggeri al giorno tra arrivi, quindi 12 mila tra arrivi e partenza, tutto sommato un disagio veramente minimo. Gianmarco? Sì, rispetto a Ryanair, non so se sei riuscito a raccogliere qualche reazione, perché come hai descritto anche nei tuoi servizi ieri, vi faccio vedere questa pagina del Corriere della Sera di Bergamo, questo episodio di Brindisi fa il paio con quanto è avvenuto il 1 ottobre, intorno alle 8 l'incidente a un velivolo proprio di Ryanair proveniente da Barcellona, lo ricorderete, anche in quel caso i passeggeri sono stati fatti scendere, sì. Bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo, una pista danneggiata per 450 metri, ecco, non so se sei riuscito a raccogliere qualche reazione anche da parte del vettore? No, no, perché ieri abbiamo provato anche a contattare con difficoltà, come sempre quando si tratta di Ryanair, l'ufficio stampa, e almeno per ora non ci sono state neanche prese di posizione ufficiali da parte del vettore, però ecco, c'è in qualche modo, non chiaramente qui, però chiedo all'esperto del settore, un problema sicurezza, un episodio che fa un po' il paio con quello che è accaduto qualche giorno fa a Orio al Serio, quando sempre un aereo Ryanair ha avuto dei problemi, in quel caso con... Anche rispetto alle manutenzioni, no? Che è scoppiato durante la fase di atterraggio. C'è un problema relativo alle manutenzioni, direttore? No, no, assolutamente. Io sono convinto che purtroppo è accaduto, perché a volte... le cose accadono in maniera, voglio dire, si vanno a sovrapporre, ma sono convinto che il sistema di sicurezza, la manutenzione di tutti gli aeromobili, perché sono certificati, garantisce la sicurezza di tutti i passeggeri. Grazie. Gianmarco, non so se hai altre domande per il direttore? No, per me va bene così. Io a questo punto proporrei, ringraziandoti Fabrizio e anche ringraziando il direttore di Aeroporti di Puglia, l'intervista che il nostro Francesco Manigrasso ha realizzato a Roma proprio all'onorevole Caroppo, che è intervenuto subito su questo tema ieri mattina. Ascoltate. Quello che si è verificato è l'ennesimo degli episodi che riguardano voli Ryanair. L'altro giorno un aereo a Bergamo Ryanair in fase di atterraggio aveva bucato due gomme ed è successo, si è sfiorata la tragedia. Stessa cosa stamattina a Brindisi. Per questo, come Forza Italia, alla luce di una serie di inconvenienti più o meno gravi che hanno riguardato questa compagnia aerea, abbiamo richiesto un'audizione urgente dei vertici ENAC, l'ente che si occupa della sicurezza dei voli, per fare subito chiarezza. No panico, no allarmismi, ma sulla sicurezza aerea e dei cittadini non si scherza. E allora, con questa dichiarazione che arriva dalla nostra redazione di Roma, chiudiamo questo tema. Insomma, staremo a vedere se ENAC risponderà, provvederà in qualche modo. Cambiamo totalmente argomento, lo facciamo con due ospiti qui in studio che ringrazio. Parliamo di sanità e di una bella collaborazione tra sanità pubblica e la sanità della nostra Marina Militare. Saluto e ringrazio per averci raggiunto in studio l'ammiraglio Salvatore Mendicini, che è coordinatore sanitario per il Comando Interregionale Marittimo Sud. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e ai telespettatori di Antenna Sud. Benvenuto anche a Gaetano La Barbera, medico e responsabile scientifico di questo convegno che si terrà proprio nei prossimi giorni. Buongiorno. Buongiorno e grazie all'opportunità di essere qui.
L'appuntamento è fissato per il 10 e l'11 ottobre prossimo, oltretutto in uno scenario forse inusuale, nuovo, che è quello della stazione navale Mar Grande a Taranto, in zona San Vito in particolare. Il convegno si incentra sulle patologie anche complesse dell'aorta, in particolare l'aneurisma. Aspetto che subito vorrei sottolineare è che si avvarrà di relatori nazionali e internazionali, insomma i massimi esperti del settore. Partirei proprio dal dottor La Barbera, che è, come detto, il responsabile scientifico del convegno. Perché ci sono delle novità che occorre descrivere rispetto alle patologie e immagino anche alle terapie e alla cura che si possono mettere in campo. Sicuramente, le novità ci sono, diciamo che evolvono di mese in mese, mi permetterei di dire, perché l'evoluzione tecnologica sia nell'ambito delle terapie chirurgiche ma anche farmacologiche, non disdegnerei anche questo aspetto, sono in costante progressione. Quindi sta a noi esperti del settore stare un po' sempre sul pezzo, aggiornati, poter padroneggiare le nuove tecniche al fine di poter intervenire al meglio nei termini della storia naturale della malattia, cioè dell'evoluzione della malattia, e poterla prendere in tempo prima che comporti delle evoluzioni complicative e quindi magari anche definitive, esiziali, mortali. Perché dico questo? Perché la malattia vascolare è una tra le principali cause di morte nella nostra società, nel nostro mondo occidentale industrializzato. E dall'altra c'è anche un altro aspetto che non deve essere sottovalutato, il fatto che l'aspettanza di vita va aumentando, quindi avremo sempre una popolazione più anziana e quindi più fragile biologicamente. Questo comporta da una parte la possibilità, grazie a quanto abbiamo detto poc'anzi, all'evoluzione tecnologica, di intervenire, ma dall'altra dobbiamo tener conto che i pazienti che avremo sotto mano saranno sempre più delicati e quindi necessariamente dovremo non soltanto guardare i risultati in termini di effetto finale, ma anche in termini di sopportabilità da parte del paziente. Un vecchio direttore ASL diceva che diventiamo sempre più anziani e patologici, no? Mi riferisco a Stefano Rossi, che adesso è andato a guidare l'ASL di Lecce. E quando si parla di tempi stretti, necessità che crescono, la Marina ne sa più di qualcosa sugli scenari, come dire, di guerra purtroppo, ma non soltanto, con esercitazioni che vanno sempre avanti per essere sempre pronti, avere una macchina oliata, lo sa bene l'ammiraglio Mendicini, che per intenderci, ma poi ne parleremo meglio, coordina tutti gli aspetti sanitari della nostra Marina dall'Abruzzo in giù, quindi tutto il comando interregionale marittimo sud, e quindi sia le basi dislocate sui territori sia a bordo per quelle unità navali che, come sapete, navigano per i mari del mondo. E sappiamo che anche in questo periodo ci sono tante donne e uomini con le stellette in giro per i mari del mondo. Ecco, però ammiraglio Mendicini, partirei con lei proprio con questa collaborazione che c'è stata e che c'è con la sanità pubblica, perché in questo convegno voi non siete soltanto collaboratori, come dire, per la sede fisica che è la bella stazione navale Mar Grande, ma intervenite con i vostri ufficiali medici e non soltanto. Sì, ha detto bene, la Marina è anche parte attiva in questo convegno, come dirà molto meglio di me il collega La Barbera che è accanto a me, e quindi non ci limitiamo a ospitare il convegno nella prestigiosa base navale di Taranto, nella stazione navale Mar Grande, ma i nostri medici porteranno le loro esperienze per arricchire il programma di questo, che è un convegno di alto livello, di alto profilo, al quale partecipiamo con onore e con grande piacere. Come diceva lei, io mi occupo di management sanitario, quindi l'impiego di uomini, mezzi, farmaci, materiali, vaccini, tutto ciò che in ambito sanitario può essere utile per il buon funzionamento del comparto sanitario della Forza Armata. E chiaramente tra i compiti istituzionali c'è anche quello, soprattutto, di assistere la collettività nei momenti di emergenza, ma anche nei momenti di ordinaria attività. La collaborazione con l'ASL c'è sempre stata, la medicina è una sola, non esiste la medicina con le stellette, la medicina senza. Per cui contribuiamo ad aumentare l'offerta medica territoriale con molto piacere, con grande soddisfazione, e quindi è una collaborazione che c'è sempre stata, ma che si è intensificata, si è consolidata durante l'emergenza pandemica. Credo che tutti i telespettatori, soprattutto di Taranto, certo, ricorderanno l'hub vaccinale, ricorderanno i drive-thru dove si prelevavano i tamponi.
e abbiamo avuto il compito di gestire questa emergenza sia in Puglia che in Basilicata. Io in particolare sono stato nominato coordinatore regionale per l'emergenza pandemica. In questa fase molto importante, molto delicata, c'è stato il consolidamento di questa collaborazione, che secondo me è la più bella eredità che ci ha lasciato un evento drammatico, nel senso che abbiamo capito una volta per tutte che con la sinergia si possono affrontare insieme anche situazioni molto delicate. Il ministro della difesa dell'epoca sottolineava una frase che io ho fatto mia: l'impegno di tutti unisce il paese, ed è quello che abbiamo verificato quotidianamente durante quell'emergenza. E vennero citati anche, no, gli impianti di Taranto? Certo, certo, sono stati citati in occasione della festa del 10 giugno della Marina Militare come fiore all'occhiello di quello che è stato il nostro intervento a favore della collettività. Parlano i numeri, parlano circa 1 milione di tamponi prelevati tra Puglia e Basilicata durante l'emergenza pandemica e centinaia di migliaia di vaccini somministrati non soltanto nell'hub vaccinale di Taranto, che è il più grande, ma in tutte le stazioni vaccinali Marina Militare. Ecco, questa è una riflessione che torna spesso, lei lo ha detto, un periodo brutto, nerissimo, purtroppo tanti di noi hanno perso anche congiunti, persone molto strette, amici, però ecco, l'unico aspetto positivo che sicuramente ci portiamo come eredità è quello di un'organizzazione che ci ha fatto capire che non si può perdere tempo, che bisogna fare squadra, proprio come dire, mutuando anche la mentalità marinaresca del marinaio. E non soltanto questa collaborazione che è stata assolutamente evidente in epoca Covid con le strutture e gli uomini messi a disposizione dalla Marina anche per la sanità pubblica, ma quando si parla di Taranto ad esempio è impossibile non citare anche l'ospedale militare, lì dove c'è la camera iperbarica che da tantissimo certo. tempo serve anche alla sanità pubblica e c'è un accesso anche per i civili, non solo per i militari. Certamente, è una delle eccellenze all'interno dell'ospedale militare che ha delle peculiarità molto importanti, quindi la possibilità di trattare degli eventi drammatici come gli incidenti subacquei e così come, soprattutto in questo periodo, visto che ci avviciniamo all'inverno, gli avvelenamenti da monossido di carbonio, quindi sono le due situazioni principali che richiedono tempestività di intervento in cui la camera iperbarica fa valere tutte le sue capacità operative, anche qui fianco a fianco con i colleghi e con il personale sanitario dell'ASL, che resta l'unico accesso per poter usufruire di questo intervento. E poi ci sono tutte quelle attività che noi definiamo in elezione, cioè non in urgenza, penso al trattamento di alcune ferite, le ulcere diabetiche, che possono essere convenientemente trattate con la camera iperbarica, dove la somministrazione di ossigeno ad alte pressioni consente di guarire o quantomeno di limitare i danni di situazioni che non potrebbero essere trattate diversamente. Tra poco torniamo a parlare di questi aspetti perché ci sono anche degli appuntamenti importanti calendarizzati, penso alla donazione di sangue, ma non solo, proprio tra ASL Taranto e Marina Militare, in particolare il comando di Marina Sud. Il dottor Gaetano Labarbera, oltre ad essere responsabile scientifico di questo convegno, che lo ricordo si terrà il 10 e l'11 ottobre a Taranto, è anche direttore della struttura complessa di chirurgia vascolare ed endovascolare dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. A proposito di queste attività, si tratta di un distretto molto attivo qui a Taranto, nel quale si lavora anche con un'equipe nutrita, è corretto? Esatto, sì, in effetti diciamo che la popolazione che necessita di questi interventi mano a mano, per quanto si era anticipato poc'anzi, mano a mano diventa percentualmente sempre più presente e importante. Molto spesso in questa tipologia di patologie è fondamentale il tempo di intervento, per cui non soltanto bisogna essere tempestivi ma soprattutto anche efficaci. Per cui, facendo un passo indietro e tornando all'incontro tra Marina e Sanità Pubblica, in effetti laddove è necessario essere efficaci in tempi brevi è necessario sviluppare anche protocolli di azione, protocolli di intervento, e chi meglio delle Forze Armate, nella fattispecie la Marina Militare, nella componente sanità, può avere sviluppato nel tempo, direi nei decenni, questa capacità. Perché non mutuare la capacità di altri enti che sono parte integrante della nostra nazione, del nostro territorio, e svilupparne e acquisirne
gli aspetti positivi che loro sono riusciti a perfezionare. Quindi diciamo che questa joint venture tra Marina e, nella fattispecie, chirurgia vascolare vorrebbe alla fine poter garantire da entrambe le parti la possibilità di non soltanto scambio di esperienze, ma poi anche mettere a punto dei protocolli che possono essere poi ribaltati sul campo. Teniamo conto che nell'ambito della strutturazione organizzativa della Marina Militare esistono delle unità navali con addirittura sale operatorie fornite di tutto punto, per cui anche problematiche vascolari sono logisticamente possibili da trattare sul campo stesso, anche se siamo fuori dai confini nazionali. Chiaramente ci saranno tanti relatori, vogliamo anticiparne qualcuno rispetto ai nomi più importanti perlomeno? Sì. E allora la cosa che ci ha fatto molto piacere è, tra virgolette, scoprire, perché questo non lo sapevamo ma l'abbiamo acclarato nell'organizzazione, durante il periodo di organizzazione del congresso, che un nostro collega di origine italiana, e direi il professore Giovanni Dorsello, che è italiano di origine ma ha sviluppato la sua vita professionale non soltanto assistenziale ma anche accademica in Germania, presso la città di Münster, e per 45 anni praticamente, abbiamo scoperto alla fine di essere che lui era di origine tarantina. Quindi questa è stata una sorpresa veramente inaspettata. Per cui ci ha detto che gli farà piacere poter tornare, perché da allora non ha più messo piede in città, e sarà un buon motivo, un buon momento anche per riconoscergli tutto l'impegno fatto. Poi avremo colleghi che verranno da Parigi, dall'Università di Créteil, che è la 12ª Università di Parigi, e sono dei centri che hanno già da tempo sviluppato esperienza, expertise sulla problematica vascolare e sulle nuove tecnologie. Ma in ultimo non dobbiamo trascurare l'impegno che a livello nazionale è stato messo in diversi centri, per esempio Roma, Padova, Firenze. Torno dall'ammiraglio Salvatore Mendicini perché, come detto, sono state calendarizzate anche delle raccolte di sangue. Purtroppo il periodo non è buono, come sapete, un po' in tutta Italia e in Puglia vi abbiamo testimoniato delle richieste sparse. A Taranto ci sono state già delle raccolte, anche molto partecipate, anche grazie alla collaborazione della Marina, però ci sarà un'autoemoteca proprio nei prossimi giorni dinanzi all'ammiragliato, quindi siamo in corso Due Mari, e poi anche degli appuntamenti specifici nelle scuole della Marina di Taranto, è vero? Sì, normalmente ci è schedulato un programma di donazioni all'interno dell'ospedale militare dove c'è una sezione trasfusionale, quindi questa è un'attività ordinaria che si svolge periodicamente sempre in collaborazione con l'ASL territoriale. Considerata la particolare situazione che al termine di ogni estate vede un po' l'approvvigionamento di sangue ridursi, abbiamo deciso, con forte impulso dato dall'ammiraglio Montanaro, che è il comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud, di integrare quella che è l'attività ordinaria con delle donazioni straordinarie. La prima, come giustamente diceva lei, si svilupperà l'11 di ottobre, venerdì prossimo, con l'autoemoteca ASL posizionata nei pressi del Palazzo Ammiragliato. Poi le successive, il 19 e il 26 di ottobre, che sono due sabati, l'autoemoteca, grazie al contributo fondamentale del comandante delle scuole, l'ammiraglio Francesco Milazzo, entrerà l'autoemoteca dell'ASL all'interno delle scuole. In questo modo integreremo sicuramente le scorte di sangue a disposizione della medicina trasfusionale dell'ospedale Santissima Annunziata. E sappiamo quanto importante possa essere anche una singola donazione per dare una speranza diversa rispetto a una terapia o addirittura proprio a vite che si possono salvare. E mi permetto di dire, ricordiamo a tutti che si può e si deve sempre donare, ci sono i centri ASL sempre a disposizione, quindi approfittatene appena potete, quando potete, perché veramente si può fare la differenza. Io ringrazio l'ammiraglio Salvatore Mendicini, coordinatore sanitario di Marina Sud. Grazie a lei. E grazie anche al dottore dell'ASL di Taranto, Gaetano La Barbera, che come detto sarà ed è anche responsabile scientifico di questo convegno. Allora chiudiamo alleggerendo un po' i toni, perché ieri, come sapete, eravamo in diretta da Fiera del Levante, oltre che con i vari servizi nei nostri TG al mattino, nel pomeriggio una serie di trasmissioni dedicate all'87esima campionaria internazionale. Abbiamo intervistato in diretta il governatore Emiliano, gli abbiamo strappato anche qualche dichiarazione, lui come sempre è stato molto ironico su alcuni aspetti. Guardate un po' che cosa ci ha detto in diretta ieri pomeriggio. Buonasera Presidente, siamo in diretta, un discorso appassionato
sui prodotti di Puglia, tutti diversi, per una fiera che ha mostrato tante sfaccettature di una regione bellissima. Beh, è una fiera dove l'orgoglio di essere pugliesi esplode, forse dovremmo anche darci una calmata, perché l'orgoglio eccessivo non fa bene alla partita successiva. È come quando quelle squadre che festeggiano troppo una vittoria e poi giocano la partita successiva e rischiano di perderla. Noi non dobbiamo, come diceva Totò Schillaci, che rimpianto, non dobbiamo perdere l'umiltà. Dobbiamo essere umili, reagire con forza, con orgoglio, e devo dire che in tutti i settori la Puglia si sta facendo valere. Abbiamo un ritmo di crescita dell'economia che è due volte quello dell'Italia ed è stata l'impresa pugliese straordinaria. Se pensate che dal Covid in poi le due economie che sono cresciute di più sono una quella americana e l'altra quella pugliese, quindi un record davvero straordinario. Abbiamo visto che i suoi assessori, i suoi dirigenti stanno lavorando a testa bassa, quindi insomma speriamo che come nelle migliori squadre si possano conseguire altri successi. Devono guadagnare lo stipendio. In chiusura le chiedo a chi ci segue in diretta, potenzialmente da tutto il mondo su Antenna Sud, di venire in fiera. Perché venire in fiera? Un invito. In fiera si ha una visione rapida, sintetica, certo incompleta, di tutto ciò che la Puglia offre, e soprattutto bisogna venire in fiera ad esporre i propri prodotti, le proprie idee, e quindi negli anni, siccome questa fiera ha intenzione di durare nel tempo, bisogna coltivare il successo della fiera, perché il successo della Fiera del Levante consentirà a tantissime aziende di crescere. Essere presenti è sempre meglio che essere assenti. Insomma, grazie anche al governatore Emiliano, che abbiamo veramente rubato da un panel che si stava svolgendo in diretta. Voglio ringraziare anche tutto il nucleo di pubblica informazione di Marina Sud, ma anche l'ufficio stampa di ASL Taranto, che oggi ci hanno dato la possibilità di approfondire questo tema importante. E allora è davvero tutto per questo approfondimento di oggi. Grazie, arrivederci. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni, per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.